Gesù viene condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la Santa Croce del mondo. Pilato disse, ecco l'uomo. I capi dei sacerdoti e le guardie lo videro e cominciarono a gridare. Crocifiggilo, mettilo in croce. Pilato allora disse, prendetelo e mettetelo voi in croce. I capi risposero, secondo la nostra legge deve essere condannato a morte. Gesù è davanti a Pilato, il tradimento dell'amore, della verità e della vita, è il tradimento che si ripete ogni giorno attraverso le offese alla giustizia nei processi, attraverso le violenze e gli sfruttamenti nella vita sociale ed economica. Tu, oh Signore, sei là con il tuo manto regale per essere giudicato e per giudicarci, per rimproverarci con il tuo penetrante silenzio, per esortarci a praticare la giustizia e il diritto dei più deboli. Diciamo insieme, perdonaci, oh Signore. Perdonaci, oh Signore. Per le offese ai diritti degli altri. Perdonaci, oh Signore. Per gli sfruttamenti e le violenze. Perdonaci, oh Signore. Per le ingiustizie. Perdonaci, oh Signore. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore. Le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori della città, costringendolo a portare la croce sulle spalle. E giunsero al posto chiamato Cranio, che in ebraico si dice Golgota. Gesù, con gesto sorprendente, abbraccia la croce che gli viene consegnata. Prende su di sé l'indicibile peso in cui sono raccolte le miserie di tutti gli uomini. Signore, abbracciando la croce, ti sei reso prigioniero e portandola sulle spalle hai proclamato la nostra liberazione. Facci strumenti docili affinché tutti gli uomini godano la vera libertà. Ripetiamo, abbi misericordia, Signore. Abbi misericordia, Signore. Per i pesi e i vincoli che imponiamo agli altri. Abbi misericordia, Signore. Per tutte le forme di schiavitù di cui siamo responsabili. Abbi misericordia, Signore. Per ogni libertà negata ai nostri fratelli. Abbi misericordia, Signore. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri deberi, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Terza stazione, Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Egli è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri peccati, schiacciato per le nostre ingiustizie. Gesù è a terra. Sotto la croce rivela la sua piena umanità e la fragilità umana, che ha bisogno di essere aiutata e sostenuta. Egli si è fatto solidale con l'uomo nel mistero dell'incarnazione e si è avvicinato ai peccatori, ai poveri e ai deboli per sostenerli. Gesù è l'immagine dell'uomo che cade, è l'immagine di tanti popoli oppressi che tendono le mani per essere rialzati e salvati. Ripetiamo, donaci il tuo amore. Donaci il tuo amore. Per essere solidali con gli altri. Donaci il tuo amore. Per metterci in ascolto del grido dei poveri e dei deboli. Donaci il tuo amore. Per condividere la vita, gli ideali e i valori del Vangelo. Donaci il tuo amore. Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Santa Madre dei voi frate, e le piaghe del Signore. Ma però non potevo fare che sabbia prima. Siano impresse nel mio cuore. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Simeone parlò a Maria, la madre di Gesù. Dio l'ha posto come occasione di rovina e di resurrezione per Israele. Sarà un segno di Dio, ma molti lo rifiuteranno. Quanto a te, o Maria, il dolore ti colpirà come colpisce una spada. Davanti ai nostri occhi appare la figura di Maria, l'amore materno, l'amore che si dona, l'amore che abbraccia il figlio e in lui tutta l'umanità. È un tenero incontro che suggerisce misericordia e perdono, affetto e tenerezza, attenzione e sollecitudine materna. Maria magnifica il Signore, perché lui solo fa grandi cose, dona la forza dell'amore e del perdono, anche di fronte al figlio prossimo a morire. Anche qui, sulla via del Calvario, Maria canta il suo Magnificat. Ripetiamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Per il nostro debole amore nel perdonare. Per la Chiesa, luogo di amore e di misericordia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Per vivere con fede e con amore come te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia. Benedetta il frutto del tuo seno. Santa Maria. Adesso è l'ora della nostra morte. Santa Madre dei voi frate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione, Gesù aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati costrinsero un tale che passava
un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce di Gesù. Il Cireneo, esempio di disponibilità e di servizio, si fa carico delle sofferenze di Cristo, gli porge una mano, lo solleva e prende sulle proprie spalle la sua croce. Signore Gesù, rendici sensibili verso le necessità degli altri. Non vogliamo chiuderci nel nostro egoismo e tenere per noi ciò che non ci appartiene. Aiutaci ad essere cirenei nel nostro vivere quotidiano. Ripetiamo, rendici disponibili al servizio. Rendici disponibili al servizio. Tu hai detto amatevi come io vi ho amato. Rendici disponibili al servizio. Tu hai detto la messa è molta e gli operai sono pochi. Rendici disponibili al servizio. Tu hai detto date e vi sarà dato. Rendici disponibili al servizio. Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre dei noi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Gesù mio, a me la faccia, chi crudele ti schiaffeggiò. Io ringrazio Gesù mio, perdon pietà, sono stato. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per provare lui di lei, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Signore, ci hai fatto a tua immagine e somiglianza, hai impresso in noi il sigillo dello Spirito, l'impronta del tuo amore. Ci hai tratto dalla polvere e ci hai destinato all'immortalità. Ogni uomo sulla terra ha il tuo volto, è figlio tuo. Sul bianco panno della Veronica è impresso il tuo volto divino, così come è impresso nell'anima di chi ama e restituisce alla persona la sua vera dignità. Ripetiamo, Dio di misericordia perdona. Dio di misericordia perdona. Per la nostra indifferenza e discriminazione. Dio di misericordia perdona. Per le offese alla dignità della persona. Dio di misericordia perdona. Per le offese ai deboli e agli innocenti. Dio di misericordia perdona. Padre nostro. Santa Madre dei noi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. Gesù è nuovamente a terra. Se potesse gridare lo farebbe, ma non ne ha la forza, perché è stremato dalle sofferenze. Come lui, così soffrono tanti popoli perseguitati e oppressi, ai quali non è concesso neanche di gridare. Ma tu, o Signore, non rimani indifferente e anche oggi vieni incontro all'uomo, schiacciato dal peccato, per condurlo verso la libertà e la vita. Diciamo, donaci un cuore nuovo, Signore. Donaci un cuore nuovo, Signore. Per amare con i fatti e nella verità. Donaci un cuore nuovo, Signore. Per ascoltare il grido dei fratelli oppressi. Donaci un cuore nuovo, Signore. Per guardare oltre i nostri orizzonti. Donaci un cuore nuovo, Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il rimettiamo ai nostri debitori. Santa Madre dello Infante, che Madre del Signore, siano impresse nel mio cuore. Spalla? Ottava stazione, Gesù incontra le donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché se si tratta così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Mentre sale il Calvario, Gesù viene consolato da alcune donne, ricche di umanità e di premure, sensibili e attente. Una commozione che fa scaturire lacrime e rabbia verso l'ingiustizia inflitta a Gesù. Ma le lacrime da sole non hanno mai risolto un problema. Il cristiano è l'uomo che non si accontenta di piangere sul male, è uno che si impegna con tutte le forze a combatterlo. Prima di tutto in se stesso, non con la violenza, ma con la forza dell'amore. Ripetiamo, Signore, donaci la forza di amare. Signore, donaci la forza di amare. Di fronte ai nostri fratelli sofferenti. Signore, donaci la forza di amare. Di fronte alla cattiveria degli uomini. Signore, donaci la forza di amare. Di fronte alle ingiustizie. Signore, donaci la forza di amare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ripeti a noi i nostri debiti, come noi ripetiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma non ci lasciare. Santa Madre de voi fate, che le piaghe siano in grazie del cuore. Ti saluto, croce santa, ti benedico. Rondi il sangue innocente sul Cristo, e di volle martirio crudele. Ti saluto, croce santa, la fai e portassi il vento. Gloria a noi. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Gesù è stremato ed umiliato, non ha più la forza di portare il pesante legno della croce e crolla a terra. Sulle spalle è poggiata senza pietà la pena che egli volontariamente accetta di scontare per il rifiuto da parte dell'uomo dell'amore. Sotto la pesante croce, oh Signore, c'è la tua umiliazione e la tua grandezza. L'invito appassionato a pentirci dei nostri peccati per rialzarci e ritornare alla piena comunione con te. Ripetiamo, Signore, donaci il tuo perdono. Signore, donaci il tuo perdono. Per le offese alla tua santità. Signore, donaci il tuo perdono. Per il rifiuto al tuo amore. Signore, donaci il tuo perdono. Per un cammino di vera conversione. Signore, donaci il tuo perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Come? Non ti aspetta marciando. Poi dopo si legge. Davanti al purgatorio. Pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. O spine pungenti che al mio buon Signore la testa giungesse con tanto dolore. Gesù viene spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte, ma tu, oh Signore, non stare lontano, mia forza, accorri il mio aiuto. A Gesù viene strappata con violenza l'ultima briciola di dignità. Denudare una persona significa spogliarla nell'anima e nel corpo, negarle ogni diritto.
Il Figlio di Dio viene così esposto in pubblico, per essere schernito e deriso. Non gli rimane più nulla, spoglia se stesso per rivestire noi, si fa servo e povero per arricchire noi e tutti gli uomini, i cui diritti devono essere rispettati e difesi. Ti vediamo, Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Per le violazioni dei diritti. Signore, abbi pietà di noi. Per le discriminazioni e il razzismo. Signore, abbi pietà di noi. Per l'egoismo e i soprusi. Signore, abbi pietà di noi. Undicesima stazione, Gesù viene inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E con la tua santa croce nel mondo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù è crocifisso come un malfattore tra due malfattori. Lui, l'innocente, lui che aveva amato tutti senza distinzione e che aveva insegnato ad amare tutti, anche i nemici. Gesù non si lascia vincere dal male, ma vince il male con il bene. Risponde all'odio che lo crocifigge con l'amore che perdona. I chiodi trapassano le mani e i piedi di Gesù, ma non gli impediscono di fare la volontà del Padre fino in fondo e per amore. Ripetiamo, aiutaci a non perdere mai la fiducia in te. Aiutaci a non perdere mai la fiducia in te. Quando ci assale il dubbio e siamo tentati di abbandonare la fede. Quando i chiodi della sofferenza trapassano la nostra vita. Quando ci prende la tentazione del risentimento e della vendetta. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre dei noi fate, che il piano del Signore siano impresse nel mio cuore. A questo punto, come consuetudine, noi lasciamo la Madonna, la lasciamo non per sempre, provvisoriamente, perché noi ce la portiamo nella nostra vita, nel nostro cuore, perché sotto i piedi della croce Gesù ce l'ha consegnata a noi, ce l'ha consegnata a noi sotto i piedi della croce, ce l'ha consegnata come regalo più bello, più prezioso. Ma ce l'ha consegnato perché deve entrare nella nostra vita. Tante altre volte vi ho detto, non è un'immagine che noi ci portiamo perché è bella. Maria è bella perché Gesù ce l'ha donata. Maria è bella perché Gesù ce l'ha consegnata. Una bellezza fisica può scomparire, come tutte le cose di questo mondo. Maria rimane bella proprio perché il Signore ce l'ha donata, ce l'ha regalata. E noi, come le cose più belle e più care, dobbiamo portarle nel nostro cuore tra le cose più preziose. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Stava Maria.
dopo l'undicesima quale viene? Ora qual è sto? Dodicesima stazione, Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E per la tua santa croce redento il mondo. Guarderanno a colui che hanno trafitto e faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. Mio Dio, sulla croce ci sei tu, autore della vita, condannato ad una morte ignobile. Eppure ti sei fatto uomo per elevare la nostra dignità. Ti sei fatto nostro compagno di viaggio. Hai operato miracoli per ridare all'uomo la salute e la gioia. Ora sei lì, morto, solo e abbandonato, dopo aver consegnato il tuo spirito al Padre. Questa morte era necessaria per spalancarci le porte dell'eternità e per farci passare dalla morte alla vita eterna. Ripetiamo, accresci la nostra fede e la nostra speranza. Accresci la nostra fede e la nostra speranza. Tu hai detto, io sono la risurrezione e la vita. Accresci la nostra fede e la nostra speranza. Tu hai detto, io sono il pane della vita. Accresci la nostra fede e la nostra speranza. Tu hai detto, nessun amore è più grande di chi dà la vita per gli amici. Accresci la nostra fede e la nostra speranza. Pensavano la sera di quel venerdì i sommi sacerdoti ed i capi del popolo. L'avventura del profeta di Nazareth sembrava veramente conclusa per sempre. Il sepolcro di Gesù non può essere la dimora della morte, è il grembo della vita che apre il cuore alla speranza e alla gioia della risurrezione. Diciamo, la tua risurrezione illumini la nostra fede. Gesù che ci hai amato fino a sacrificare te stesso per noi.
Gesù che ti doni ogni giorno nell'Eucaristia. Gesù che hai promesso il paradiso al peccatore pentito. Cielo, i luri sassi,
Gesù morì. Insensibile in mezzo a tanto dolore.